Ciao a tutti! Guardate un po'. Qualche settimana fa avevo piantato questi bulbi di zafferano e oggi ne sono spuntati due, o meglio, me ne sono accorta oggi. Ieri avevo visto la punta tutta arrotolata, ma non pensavo che spuntassero così. I fiori dello zafferano si raccolgono ancora prima che il fiore si schiuda, in maniera che i pistilli non cadano dal fiore e vadano persi. Vediamo se riusciamo a metterli. Quindi io andrò a cogliere il fiore, così lo posiziono su un tovagliolino, cambio mano. Ok, adesso andrò ad estrarre il pistillo che c'è all'interno. Adesso vi posiziono da qualche parte e lo facciamo insieme. Ecco qua. Una volta raccolto il fiore, è un peccato perché è così bello. Si tolgono i petali. Ogni fiore è composto da 3 pistilli. Ecco qua. Magari appoggio qua così. La stessa cosa farò con quest'altro. Mi dispiace così tanto rovinare questo fiore. Vi ho riavvicinato un pochettino in maniera che riuscite a vedere un po' meglio. Questo è il fiore, ho già tolto un po' di petali, li ho aperti e questi sono i 3 pistilli. Questa è una cosa che io non avevo mai fatto, quindi è la prima volta anche per me. Adesso continuo a staccare i pistilli e vi dico poi come si fa. Ecco qua. Quindi faccio per togliere i petali. Uno, due e tre. Si può fare con una pinzetta o altrimenti a mano. Ecco qua. A questo punto, vabbè, io adesso ne ho pochi, quindi aspetterò che fioriscano anche gli altri. A questo punto, chi ha veramente tanti pistilli li può mettere nel forno a 30 gradi, facendo attenzione che non cuociano. Più o meno nel forno dovranno stare un'oretta, però controllateli perché no, se si imbruniscono troppo si cuociono e poi quando andrete a farci i risotti a mangiarlo risulterà amaro e quindi perderà proprio il sapore dello zafferano. Se invece uno li vuole essiccare naturalmente, basta che li metta al sole, io li metterò su un fazzolettino, una di quelle grate rotonde e aspetterò che si asciugano da soli. E spero che gli altri mi crescano velocemente, così avranno un'essiccazione graduale tutti insieme. Il prossimo che uscirà sicuramente sarà questo, perché si vedono già delle foglioline verdi. E speriamo che cresca velocemente. Qua ci sono tante punte e in teoria da ogni brutto che esce dovrebbe essere un fiorellino. Vediamo cosa uscirà. Il fiore ha un bellissimo profumo, anzi un buonissimo, bellissimo, di fresco, di campo, molto bello. È quasi un peccato disfarlo così, però per lo zafferano è così. Niente che dire, vi aggiornerò prossimamente se uscirà qualcos'altro, se deciderò di essiccarli naturalmente o infilarli nel forno, in base a quanti ne usciranno. Io vi ringrazio per la visione, se avete domande, curiosità o qualche consiglio di qualcosa che non l'ho detto io da aggiungere, mi fa sempre piacere trovare scritto qualcosa nei commenti e ci vediamo domani con un altro video. Ciao ciao!